Eccolo si vado mai ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme, buongiorno, buon lunedì e buon inizio di settimana, ancora un pelino amareggiati per il pareggio di ieri, ci è andata fondamentalmente anche bene perché per certi versi si poteva anche perdere. Quando abbiamo ribaltato la partita su 2-1 addirittura l'avevamo messa, non dico nelle nostre mani, ma potevamo tranquillamente indirizzarla verso la vittoria, però c'è ancora veramente tanto da dire, da cambiare, da modificare. Io non so più sinceramente cosa serva perché questo allenatore venga esonerato. Quindi adesso lo posso dire, ho dormito bene ieri sera, erano già le 11 da me. Quando è finita la partita volevo evitare animosità, urli e arrabbiature senza senso, perché tanto diciamo praticamente sempre le stesse cose. Quindi stamattina vogliamo andare a analizzare assolutamente le parole pazzesche, assurde, veramente di Allegri in conferenza, ancora una volta senza prendersi le responsabilità e ancora una volta scaricando la colpa addirittura verso i tifosi, roba che non era ancora successa, e questo spero e penso che potrà costargli molto caro per la sua panchina del futuro. E quindi ecco, parliamo di questo e poi di un'altra cosa che mi è venuta appunto diciamo soffiata nell'orecchio, di una possibile clausola che Elkan potrebbe sfruttare a fine di questa stagione, anche se io sono convinto che vigerà un gentleman agreement, quindi Allegri fondamentalmente sa già di essere fuori dai giochi, sta provando in tutti i modi da parte dei suoi amichetti di far veicolare messaggi non veri sperando che qualcuno ci caschi, però io sono convinto che finita questa stagione agonizzante ci sarà un cambiamento. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, sono sicuro che ovviamente ieri sera molti di noi, molti di voi avevano sperato che quando è uscito quell'annuncio, no, di Sport Mediaset, a mezzanotte ci sarà una dichiarazione, avevamo tutti pensato all'esonero. Ovviamente, come vi stavo dicendo, probabilmente non si riferivano a quello e ovviamente non si verificherà purtroppo la storia dell'esonero, perché, come ho detto, finché Allegri sarà matematicamente in scia per rimanere tra le prime quattro, non lo toccherà nessuno. E ieri, ancora una volta, ha voluto tirare acqua sul mulino parlando del distacco che c'è tra la sesta, la quinta, come se stesse parlando di essere, non so, una qualsiasi squadra che ogni anno è abituata ad arrivare tra le prime quattro, oppure lotta per arrivare tra le prime quattro, dimenticandosi di essere alla Juventus. Purtroppo ormai l'ha dimenticato già da 3 anni cosa vuol dire essere alla Juventus, però ancora una volta ieri lo ha ribadito di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. E quindi ragazzi, c'è poco da dire. Io credo che a fine stagione, come ho detto, ci sarà una risoluzione contrattuale venendo incontro alle esigenze sue, perché ovviamente vuole andarsene via con dei soldi. È spuntata questa notizia anche di una possibile clausola al terzo anno, alla fine del terzo anno dei suoi 4, cioè di un totale di 2 milioni. Non so quanto ci sia del vero. Da un lato però penso che l'unica ragione per cui questo soggetto sia ancora in panchina sia dovuta a un fatto economico, e Elkan sapete che anche se può risparmiare 1.500.000 euro lo farebbe, indipendentemente se si tratta di Allegri o se si tratta di Pogba o se si tratta di qualsiasi altro giocatore o dirigente. Tant'è vero che Pogba l'avrebbero potuto mandare via molto prima, non lo hanno fatto perché sapevano che prima o poi si sarebbe verificato qualcosa che avrebbe permesso alla società Juventus di non pagargli lo stipendio, e così è stato. Quindi loro preferiscono far soffrire i tifosi ma controllare che le tasche siano piene. Quindi purtroppo questo dobbiamo ficcarcelo in testa, che è così finché ci sarà Elkan come CEO, come padrone della Juventus. Ecco, altra cosa importante. Allora, hanno fatto veramente arrabbiare le dichiarazioni della Liga, soprattutto quelle sui tifosi, perché fondamentalmente eravamo abituati a quello che dice lui sui punti, sull'obiettivo stagionale, sul fatto che siamo davanti a quelle della sesta, la quinta, eccetera. Ma tu, quando ti permetti di andare a toccare la tifoseria che ti vuole fuori già da un bel po', non meriti rispetto. Perché gli hanno chiesto: ma Massimiliano, cosa ne pensi dei cori a tuo favore e gli striscioni a tuo favore Allegri uno di noi nella curva, no? E lui ha detto: per fortuna che c'è qualcuno che riconosce il mio lavoro e sa che ho fatto un buon lavoro. Cioè, già anche questo fa ridere, già detto così, cioè neanche lui crede a quello che ha detto. Ma la cosa più grave non è questa, è aver detto
che c'è stato uno spicchio di tifoseria che non ci ha supportato, e quindi la colpa è anche loro se siamo in questa situazione, perché si è sentita la mancanza, no, del loro supporto. Io penso che dopo dichiarazioni del genere un allenatore abbia completamente perso di mano lo spogliatoio, abbia perso completamente la fiducia della tifoseria, non gli rimane che dimettersi, non lo farà mai perché lo ha ribadito più volte ufficialmente davanti a noi, davanti alle telecamere, ma ovviamente lui ha macchiato definitivamente, a parte la sua carriera da allenatore, ma anche la sua carriera da allenatore della Juventus FC, marchio che lui non meritava di vestire e non meritava di rappresentare, però purtroppo la storia è stata crudele da questo punto di vista. Non so quale pene il tifoso e anche la società stessa avesse dovuto scontare per meritarsi un personaggio così, però evidentemente qualcosa negli astri è stato scritto. Detto questo, dobbiamo solo augurarci che il male minore sia già passato, oppure il male maggiore sia già passato, e che, diciamo, dobbiamo sorbircelo soltanto fino alla fine della stagione per poi salutarlo, e speriamo di avere, diciamo, in panchina un qualcuno che ci dia calcio, che ci rifaccia sentire juventini veri come una volta, che ci faccia tornare alla passione, che ci faccia venire voglia di andare allo stadio, di spendere per la nostra maglia, di comprare sciarpe, di comprare maglie, di spendere anche 100 euro per andare in distinta a vedersi una partita e vedere calcio, tattica, schemi, unione di intenti tra i giocatori, felicità nel seguire i dettami del proprio allenatore, cosa che non c'è, perché avete visto anche ieri un Allegri urlare contro nessuno, disperatamente nel deserto, perché nessuno lo ascolta, non è rimasto neanche l'ultimo dei beduini che ascolta questo signore. E quindi la prova lampante è che questo qui è tutto uno show. Lui manda in campo i giocatori allenati da Magnanelli e tirati su da Giuntoli, che sta tenendo il gruppo unito, e poi fa di tutto per mettere le mani dove può, per far credere che è il suo lavoro, lui mette le mani e lui fa quello che deve fare bene per la società. Non è così, non è così. Ora purtroppo molti ci credono, perché fa questi urli alla Mourinho, disperati, calma, tenete la palla alla bandierina, non prendiamo il gol, le solite cose che potrebbe dire anche l'ultimo degli scappati di casa che prende un patentino a Coverciano e si mette al posto suo in panchina. Quindi, purtroppo ragazzi, questa è la situazione. E ripeto, altre cose da dire sono quelle che riguardano appunto il discorso legato alla classifica, perché come ho detto anche ieri sera, il video di 4 minuti l'ho fatto brevissimo perché ero veramente scosso e non volevo rovinarmi il sonno, soprattutto per una squadra del genere e per un allenatore del genere, perché non avrebbe senso. Quindi ragazzi, che dire, uno che ti dice che tanto anche dopo questo pareggio che muove la classifica sei a più 7 dal Bologna, che è una squadra che doveva salvarsi ma Motta la sta rendendo, la facendo rendere per la Champions, 11 sull'Atalanta che è sesta, e più 8 a quel punto della Roma, perché se avessi vinto saremmo stati a più 8 ma siamo a più 10 dalla Roma di De Rossi, non può che non meritare il nostro rispetto e non può che invocare l'esonero diretto davanti alle telecamere. Ecco, c'è gente che ha pagato per molto meno. Mi ricordo ancora quando Marotta fu cacciato in diretta Sky dopo che fece il miracolo con Conte dei 3 anni e dopo che continuò a trainare la Juventus a vittorie anche dopo con Allegri. Quindi è successo anche di peggio. Però ecco, ripeto ragazzi, forse al peggio non c'è mai fine. Ecco perché io mi auguro di tenere botta fino al 26 maggio, che penso sia l'ultima partita di Allegri sulla panchina, salvo le pazzie di Elkan e qualche altro giochino che noi non conosciamo, perché qualche paura c'è, e ovviamente non ho altro da aggiungere sinceramente sulla partita di ieri, perché per assurdo, giocando comunque peggio di come abbiamo giocato a Napoli, stavamo portando a casa una vittoria con i nervi, l'inerzia e la fierezza di questi giocatori che insieme compongono un'ottima rosa che aveva il dovere di giocare per lo scudetto. Lo diceva anche Allegri stesso, che la favorita poteva essere l'Inter, ma loro se la giocavano fino all'ultima giornata. Non è stato così, e quindi le bugie stanno in poco posto. Questa squadra è un fascio di nervi, un fascio di orgoglio, sono leoni che provano a gettare il cuore oltre l'ostacolo senza uno straccio di gioco, uno straccio di schema. Vanno osannati e vanno ringraziati per quello che stanno facendo, e non il contrario. Non Allegri va ringraziato per il miracolo che sta facendo, assolutamente no, perché potremmo chiedere a microfoni spenti a qualsiasi allenatore europeo e italiano cosa ne pensa di Allegri e sapremo tutti la risposta. Purtroppo per vie ufficiali tutti, quasi tutti, sono obbligati a cambiare la loro narrativa e cambiare la loro idea per dire Allegri è un fenomeno, e purtroppo finché succederà questo io non so più cosa dire. Tra l'altro voglio chiudere con le parole di un grande, di Porrini, che come sapete
è sempre stato un giocatore normale, no? Senza grandissimo talento, però Lippi si utilizzava anche lui nelle partite cruciali, poi anche in Champions League, e quando sapeva che Porini non poteva dare la qualità che poteva dare qualsiasi altro giocatore come Deschamps, Sosa, Zidane o altri, gli chiedeva di fare un lavoro semplice: non far girare l'avversario, tallonarlo, marcarlo a uomo, a vista, e non fargli vedere il pallone tutta la partita. Un allenatore che vuole far rendere i giocatori, anche se non sono degli ottimi giocatori, trova il modo per farli rendere anche se non sono dei fenomeni. Guardate Torricelli, guardate Di Livio, guardate Pessotto. Ci sono tanti giocatori che fanno da esempio in questa storia che vi sto raccontando. E piano piano sto andando anche a vedere tutte le Juventus del passato, a partire dalla prima che vinse la Coppa contro l'Atletico Bilbao nel 67, andando verso di noi, perché voglio vedere veramente chi eravamo e provare un po' di nostalgia insieme a voi, amici miei bianconeri. Ecco, quindi, ripeto ragazzi, sono arrivate bordate da giocatori che hanno vinto tutto con la Juventus. Corine l'abbiamo detto, Tacchinardi, Carrera. E la lista è lunghissima, ragazzi, la lista è lunghissima di grandi giocatori che le hanno tirate ad Allegri. Lo stesso Conte ha tirato le frecciate, lo stesso Zidane ha tirato le frecciate, Trezeguet ha tirato le frecciate, Davids ha tirato delle frecciate. Quindi ragazzi, manca soltanto l'ultimo step, quello di John Elkann, che è l'unico che può dare il via libera, perché Giuntoli, Manna, Calvo non ne possono più. Gli unici che sono dalla parte di Allegri sono penso Cherubini, che forse andrà via a Parma, Pessotto e basta. Anche Scanavino e Ferrero hanno detto che se l'esonero, comunque l'addio di Allegri, non dovesse costare tanto alle casse, sarebbero disposti a dare via libera. E ricordatevi che l'amministratore delegato Scanavino ha la facoltà e il potere di firmare esoneri, cessioni e prestiti, tutto. Basta avere appunto lascia passare del grande boss John Elkann, che speriamo faccia qualcosa per salvare questa Juventus. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, scrivetemi in privato su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto come sempre, forza di voi fino alla fine.